Benvenuti in questo nuovo video. Siamo venuti qui a Amsterdam per raccontarvi uno dei capitoli più bui della storia. Dopo aver dedicato il 2022 a raccontarvi Chernobyl in più episodi qua sul canale YouTube, ora siamo pronti a tornare indietro nel tempo ancora una volta. Questa volta sarà più doloroso e difficile ripercorrere le tappe, perché inizia da qui il nostro viaggio nell'Olocausto. Per questo siamo particolarmente emozionati, perché oggi vi mostreremo la casa di Anna Frank, il nascondiglio, l'annesso segreto dove per oltre 2 anni Anna Frank e la sua famiglia si sono rifugiati. In collaborazione con la fondazione Anna Frank House qui di Amsterdam vi mostreremo le immagini esclusive, perché solitamente in questo luogo non è consentito né fare foto né fare video. Ora ci troviamo al Monumento Nazionale dei Nomi dell'Olocausto. Questo monumento è stato inaugurato il 19 settembre 2021. Il monumento intende ricordare i 102.000 ebrei e i 220 rom deportati dai Paesi Bassi. Si calcola che circa 2/3 della popolazione ebraica olandese venne sterminata dai nazisti. La prima pietra è stata posata un anno fa da Jacqueline Van Marsen, un'amica di Anna Frank. La struttura è molto semplice. Una serie di muri di mattoni, alti 2 metri, formano le 4 lettere della parola ebraica, che significa in memoriam. Su ogni mattone è scritto il nome di una vittima, con la data di nascita e l'età in cui è morto. Un altro muro presenta 1000 mattoni, ancora senza scritte, per onorare coloro che sono rimasti senza nome. Prima di iniziare vogliamo chiedervi però un semplice supporto, perché nel corso del 2022 abbiamo avuto più di 4 milioni di visualizzazioni qua sul canale, ma solo quasi 14.000 di voi si sono iscritti. Iscrivetevi qua al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti i nuovi episodi che arriveranno a tema Olocausto, ma non solo. Era il 1° settembre del 1939. Adolf Hitler e la Germania nazista invasero la Polonia. Iniziò così la Seconda Guerra Mondiale. Il conflitto durò 6 anni, fino al 2 settembre del 1945. 6 anni che cambieranno il mondo per sempre, lasciandoci in mano un'eredità pesante e davvero difficile da accettare ancora oggi. Un'eredità di cui abbiamo avuto piena visibilità solamente il 27 gennaio del 1945, quando Auschwitz e Birkenau vennero liberati una volta per sempre. Nel giro di un anno dall'inizio della guerra, Hitler divenne sempre più popolare in patria. Fu idolatrato dalle folle perché conquistò la Polonia con una guerra lampo durata 1 mese e dopo 1 anno obbligò la Francia ad arrendersi con la stipula dell'armistizio. Per le folle tedesche era l'eroe che aveva cancellato le umiliazioni della Prima Guerra Mondiale. Ma questo fu l'ultimo momento di gloria di Hitler. Da qui inizia la fase più buia della sua carriera e una delle pagine più nere della nostra storia. Ciò che portò al declino nacque dal desiderio di Hitler di spingersi verso la Russia per combattere un nemico storico, il comunismo. Ed è nel 1941 che ebbe inizio una lotta verso una razza ritenuta inferiore. L'obiettivo era sterminare tutti gli ebrei e i sovietici fedeli al comunismo. Iniziò così la persecuzione degli ebrei. Le SS tedesche avevano come unico obiettivo quello di andare a caccia di ebrei, per metterli poi su dei treni speciali che li avrebbero condotti ad un unico e solo capolinea. Per gli ebrei olandesi però la prima vera tappa era quella di Westerbork, il campo di concentramento, cambiato poi in campo di transito, da cui partivano i treni speciali che li avrebbero condotti ai campi di concentramento in giro per l'Europa. Westerbork sarà uno dei prossimi episodi che vedrete qua sul canale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale furono oltre 6 milioni di persone a morire nei campi di sterminio. L'Olocausto non fu altro che l'assassinio premeditato di milioni di civili innocenti. Il genocidio compiuto dai nazisti raggiunse dimensioni senza precedenti e si basava su un'ideologia razzista che vedeva negli ebrei una specie da estirpare. I nazisti programmarono la distruzione di tutti gli ebrei d'Europa, di tutte le età, dagli anziani ai giovani, perfino i bambini. Adolf Hitler, il Führer e il capo del partito nazista, ideò e formulò tutti quelli che erano i principi base del manifesto nazista, mettendoli all'interno del libro autobiografico Il Mein Kampf, che da lì in poi divenne effettivamente il manifesto nazista. Ci
Ci troviamo ad Amsterdam. Da qui inizia la nostra miniserie di video sull'Olocausto. Pubblicheremo alcuni episodi che ci condurranno al 27 gennaio, giornata mondiale della memoria, per non dimenticare ciò che è in grado di fare la mano dell'uomo. Ma soprattutto per non dimenticare gli oltre 6 milioni di morti e per continuare a dare voce a chi, come Anna Frank, è riuscito a vivere oltre la morte. È importante non dimenticare mai e lasciare questo messaggio forte a chi è più giovane di noi, perché la memoria non venga mai meno. Perché, come disse un superstite dell'Olocausto, dimenticare sarebbe come uccidere una seconda volta. Buongiorno, oggi è finalmente arrivato il grande giorno, vi mostreremo la casa di Anna Frank in collaborazione con l'Anna Frank House qui di Amsterdam. 50 metri quadrati di casa, a cui si accedeva tramite un passaggio segreto, nascosto da una libreria che si chiudeva dall'interno. È il 12 giugno del 1942, Anna Frank riceverà in regalo un diario che chiamerà Kitty, un amico immaginario su cui scrivere i suoi pensieri, le sue riflessioni e le sue confidenze di quel periodo così difficile. Infatti troveremo all'interno non solo i pensieri più bui, ma anche le sue confidenze più intime, l'emozione per l'arrivo del primo ciclo mestruale, il primo amore, pensieri di un normale adolescente che affrontava le atrocità di un momento storico senza precedenti. È il 5 luglio 1942 quando Margot, la sorella di Anna, riceve la telefonata per andare a lavorare nella Germania nazista. I genitori non si fidano e decidono di nascondersi la mattina seguente. Otto Frank decide di lasciare delle false tracce che lascerebbero credere che i Frank sono scappati all'estero, andando via dai Paesi Bassi. Ma vi parleremo di tutti questi dettagli in un altro video, in cui parleremo su chi ha fatto la spia e chi ha tradito la famiglia Frank. I Frank si sono trasferiti da poco nell'annesso segreto, una porzione dell'edificio dove c'era la sede dell'azienda di Otto Frank, la Opekta. Iniziano da qui le prime pagine di quello che sarebbe diventato uno dei libri più letti al mondo, proprio come desiderava Anna, ovvero vivere oltre la morte. Ma la vita all'interno dell'annesso segreto durante gli oltre 2 anni di permanenza è stato molto complicato, perché qui dentro vivevano Anna Frank con la sua famiglia, i Van Pels, e poi successivamente si aggiunse anche il dottor Pfeffer. Eccoci nell'annesso segreto. Qui, dal 1942 al 1944, queste 8 persone vissero tutte insieme. Erano completamente dipendenti da 6 aiutanti, amici di fiducia di Otto Frank. Gli aiutanti hanno fornito cibo, abbigliamento, libri, riviste e giornali. La prima cosa che incontriamo è la libreria, che nascondeva la porta dell'annesso segreto. Le stanze sono vuote, ma l'atmosfera è rimasta invariata, incluso il cigolio del pavimento in legno che scricchiola ad ogni nostro passo. Questa è la stanza in cui dormivano i genitori di Anna e la sorella Margot. Questa era la camera di Anna, che ha dovuto condividere poi con Fritz Pfeffer, il che ha portato a frequenti discussioni. Non poter uscire è stato difficile per lei. Il suo diario era un posto dove sfogarsi. Per illuminare la stanza, Anna ha messo delle foto sul muro. Nella casa possiamo vedere citazioni del diario, fotografie originali e oggetti personali. Per non essere scoperti, dovevano stare molto attenti a non far rumore. In alcuni momenti della giornata dovevano stare in completo silenzio, perché gli operai che lavoravano proprio sotto l'annesso avrebbero potuto sentirli. Nella cucina dormivano invece i coniugi Van Pels.
mentre al loro figlio Peter era destinato il sottoscala, da dove si poteva salire fino alla soffitta. Il 4 agosto del 1944 la Gestapo fa irruzione nel nascondiglio segreto. Tutti gli abitanti dell'annesso segreto vennero portati via senza i loro effetti. Il diario di Anna Frank termina qui le sue pagine, ma fortunatamente venne trovato da una collaboratrice di Otto Frank. L'8 agosto del 1944 inizia l'ultimo viaggio dei Frank, non prima però di aver fatto tappa a Westerbork, il campo di transito degli ebrei olandesi. La prossima tappa dei Frank sarebbe stata Auschwitz. Nel prossimo episodio vi parleremo proprio di Westerbork. 7 settembre del 1944 la famiglia Frank arriva alla destinazione finale di Auschwitz. Questa è l'ultima volta che si vedranno tutti insieme riuniti, perché poi Anna e Margot successivamente vengono spostate nel campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania, mentre Otto ed Edith, la madre di Anna, rimangono ad Auschwitz, dove morirà Edith e Otto sarà l'unica persona a sopravvivere delle otto presenti nell'annesso segreto. E questo ci consente ancora oggi di poter leggere il diario di Anna Frank, perché al rientro nei Paesi Bassi Otto ha recuperato il diario e ha reso possibile la pubblicazione. Il 25 giugno del 1947 venne pubblicato il diario di Anna Frank. Il diario subì diverse revisioni nel corso degli anni, perché inizialmente il padre Otto Frank non pubblicò le parti più intime, quelle che riguardavano la storia tra Anna e Peter. Il diario è stato tradotto in più di 60 lingue e venduto in oltre 30 milioni di copie. Prima di passare alle conclusioni però vogliamo lasciarvi con un contributo speciale che ha reso possibile la giornata di oggi, ovvero l'intervista ad Anna-Marie Becker, che è la responsabile marketing della casa di Anna Frank qui ad Amsterdam. Ora ci troviamo qua nel retro della casa di Anna Frank, che è questa qua che vediamo dietro di noi, e siamo con Anna-Marie Becker, che è la responsabile marketing appunto della casa di Anna Frank qui di Amsterdam. Here are the offices of the Anne Frank House, and the Anne Frank House mission, which Anne Frank's father gave, the Anne Frank House, Otto Frank. The mission is to open the museum to the public so people can see where Anne Frank and the others were in hiding. And he also had another mission, an educational mission, to combat racism, discrimination and anti-Semitism, and we as Anne Frank House open the museum and also organize educational activities around the world to combat racism. Anne Frank's diary, she still resonates, her words, her ideals, also thanks to Otto Frank. And here at the museum we are open 7 days a week, long opening hours, and we have a very young public coming. So young people still come to the Anne Frank House. So in that sense, young people care about the ideals Anne Frank had. And in that aspect, I think people remember and come. And they come and they're interested in what happened during the World War, and also why it is still important nowadays, because we still have deal with racism, with war, so people, young people, also find it important to know what happened in the past and also what happens in the present, and that they want to be active. I work here now for 20 years at the communications department. Well, it's a very special organization, a special place, and it's Anne Frank's words, her ideals still resonate to people all around the world. People all around the world come to this place to see what happened and to work with her ideals, so that's very special.
Per quanto drammatico sia l'argomento trattato, il motivo del successo del diario di Anna Frank probabilmente è dovuto alla genuinità delle parole, al tributo alla positività, ad una visione ottimistica del mondo seppur vissuto in una condizione disumana. Questo libro, a distanza di decenni dalla sua prima pubblicazione, lancia un messaggio di resilienza, un invito valido ad ognuno di noi ancora oggi ad essere coraggiosi e a non arrendersi mai. Lancia un invito a non dimenticare, a non aver paura di ciò che è diverso da noi. Spesso si ha come l'impressione che ci stiamo dimenticando degli orrori del passato, ma dagli errori bisogna solo imparare ad essere migliori. Imparare che l'essere umano è uno, senza differenze di alcun tipo, che siano di genere o di colore. E come scriveva Anna, pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. Ciao Anna, grazie per averci consegnato la tua testimonianza. Proveremo a farne buon uso e a non dimenticare mai.